I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Gesù sia nel mio labbro, Gesù sia nel mio cuore, amen. Guarda, l'azienda edile MGM ha fallito per le bollette alte. Le bollette troppo salate e care ha fallito. Come stanno fallendo i cinema, pure i cinema stanno a fallire. Giumetti e tanti altri. Stanno fallendo un sacco di aziende e falliranno tutti. Senti i ca come baiene, piagnene. E la corrente elettrica costa troppo. Costa 40 volte di più di prima. Altro che due volte di più. 40 volte più di prima. Pensa. In più ci buttano la chimica per ammalarci, per farci star male e per riempirci di tumori. Più la siccità. Proprio sarebbe proprio da estinguere coloro che ci comandano, bisognerebbe estinguerli, bisognerebbe un vulcano che esplodesse e il magma vada da coloro che ci comandano, così diventano liquidi e non comandano più. Questa porcheria nel cielo. Oggi c'è un sole che spacca le pietre, un caldo da morì, pure oggi 40 gradi. Guarda, io non so cosa usare, vedi? Figaro, Nivea. Allora la gente dice, ma te come sei santo? E predichi bene, rozzoli male, addirittura pensi che ci deve essere un vulcano che esplodesse e il magma va a sciogliere chi è che ci comanda perché ci sta a distruggere. Com'è possibile? Non sei santo? Allora predichi bene e rozzoli male. Io lo sai cosa ti dico? Predico male e rozzolo male. Non sono un santo, come te non sei un santo o una santa. Non siamo più nessuno, né santi, né predichi bene. Nessuno predica bene, né io né te. Quindi io penso per me, tu pensa per te. Nessuno più predicamo bene. Non si deve più di predichi bene, rozzoli male. Questa è una pistellata. È una cazzata grossa un bel po', madornale. Nessuno predica bene ormai. Lo squilibrio cerebrale ci ha presi tutto completamente, e la ghiandola pineale, e allora non siamo più in grado di ragionare e essere equilibrati. Io parlo pure per i dottori, per i dottori, per i professori, io parlo per tutti, ormai non siamo più in grado, perché tutto quello che buttano nell'aria ci ha manovrato la mente. Non solo, guarda un po' questa come sghizza. Ah, questa è quella che sghizza, vedi? Vedevo che c'era qualcosa di strano, di diverso di quell'altra. Quell'altra schiuma è più classica, questa qui invece, vedi? Questa addirittura sembra pure che idrata ancora di più di quell'altra. Stamattina mi devo rimuovere tutto il pizzo della capra di capo citrullo, tutto me devo rimuovere stamattina
dal volto. E quindi nessuno più predica bene. Tu, se senti le prediche fatte bene, e tu, se guardi la persona, sbaglia. Tutti sbagliamo, tutti. Le prediche fatte bene, pare fatte bene, ma in realtà ognuno dice la sua. Ormai siamo abbindolati, siamo figli di Berzonne. Berzonne. Perché siamo mancanti d'amore, di carità, di benevolenza, di affetto. La mancanza di amore ci ha portati ad autodistruggerci da soli, ad essere squilibrati. Siamo squilibrati. Te dirai, pensa per te. Sì, io ci penso, ci penso. Io sono il primo squilibrato, ma te sei il secondo o la seconda. Quindi nessuno giudichi l'altro o l'altra. Ormai siamo un tutt'uno, siamo un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Ma questo Signore, se non usiamo l'amore, chi è? Il demonio. Invece dovrebbe essere, siccome siamo figli di Dio, dovrebbe essere Gesù. Siamo figli di Dio. E chi è Dio? Gesù, perché si è fatto uomo per noi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare per noi. Il corpo di Gesù fatto carne. Pensa, la Santissima Trinità si è incarnata tramite la Santa Famiglia. Il Padre, il Figlio e la Madre. Quindi la Sacra Famiglia era la Trinità che raffigurava Dio sulla terra. Quindi questa è la verità delle verità, la verità dell'amore. L'amore si è incarnato per noi sotto forma di una famiglia, un'unità di tre spiriti, i sacri cuori. Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe, Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe, Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la Santa Eucaristia. Quindi tutti noi dovremmo iniziare ad andare alla messa, alla funzione eucaristica. Perché la funzione eucaristica è un'energia per la nostra anima e i sacramenti sono la vita per la nostra anima, la vita. L'assenza dei sacramenti nella nostra vita è la morte dell'anima nostra, quindi l'anima nostra morirà e muore se non prendiamo i sacramenti. Il corpo rimane vivo se noi lo nutriamo. L'anima rimane viva se viene nutrita. Quindi ci decidiamo una volta per tutte a nutrire l'anima, non solo il corpo, o no? De quanti anni è che non te confessi più? Mica a me non mi interessa niente, non è che te sto a giudicare, io penso per me.
Io non è che sono santo. Domenica mi sono confessato, dopo un mese e mezzo, e sono stato meglio. Ho sentito proprio una liberazione, una purificazione dell'anima. Mi sono lavato l'anima con la confessione davanti a un sacerdote, davanti un consacrato. Mi sono sentito meglio. E guarda, guarda te sta tappa, guarda tu il pus che c'è dentro sta pelle, mamma mia che macello. Quindi io mi sono sentito meglio dopo del sacramento della confessione, perché la Madonnina in tanti messaggi, in tante parti del mondo che appare, ha detto che la confessione davanti al sacerdote, che in quel momento è come se fosse rappresentante di Gesù, no, è proprio come se fosse Gesù, però è il rappresentante di Gesù, elimina e cancella i peccati dalla mente del demonio, così nessuno ci potrà condannare. Quindi la confessione fa cancellare dalla mente del demonio tutti i nostri peccati, tutte le nostre azioni cattive e malvagie. Quindi una volta che Dio elimina dalla mente del demonio tramite la confessione, il sacramento della confessione, i nostri peccati, i nostri delitti, le nostre nefandezze, l'anima viene purificata e lavata da una doccia e quindi viene nutrita. Ovviamente il nutrimento dell'anima avviene se noi ci vogliamo bene, se ci amiamo. Quindi amiamoci gli uni gli altri, che così nutriamo l'anima, e però la nutriamo anche coi sacramenti, soprattutto coi sacramenti. Quindi se uno invece ce l'ha a morte con la Chiesa perché giudica un prete che ha sbagliato su una persona, oppure un prete si è comportato male, ha visto qualche cosa che non gli è andato bene, no? Io per esempio ho ripreso un frate che era in calore e stava con una ragazza nel 2011, ho ripreso un frate in calore e ho fatto un video, l'ho colto in flagrante. Dopo io sono andato dal vescovo, gli ho detto: oh, vescovo, sto frate, monsignor vescovo, questo frate sta facendo una cosa che va contro quello che lui ha scelto, capito? Non è che l'ho giudicato, è un dato di fatto. E sono andato dal vescovo, ho detto: ma non va bene che fa così, no? Allora il vescovo l'ha mandato in esilio in un convento di montagna, così non poteva fare più queste cose. E quindi bisogna parlare a gente di dovere. Bisogna che noi, se vediamo qualcuno che sbaglia, ne parliamo con un vescovo, con un'autorità, però ci dobbiamo basare su dati di fatto e dobbiamo portare le prove. Io le prove ce l'avevo, ho ripreso, ho fatto questi video e l'ho messi online. Ho fatto un video che quel povero frate si era invaghito da una ragazza, ce l'aveva per vizio, e gli ha offerto una cena in un ristorante di Nomana nel 2011. Allora io ho ripreso, ho messo online il pezzo del video che l'ho colto in flagrante, e dopo ci ho avuto ripercussioni molto gravi e serie. Dopo io l'ho tolto subito e l'avvocato mio mi ha detto: toglielo immediatamente Matteo quel video, non può essere online. Allora io l'ho tolto. Dopo ci ho avuto delle ripercussioni, ho pagato caro per questa faccenda. Però dopo sono andato pure dal vescovo e ho avvertito. Quindi noi non possiamo giudicare e non andare alla messa per causa di un frate o di una monica, un vescovo, oppure i sbagli di un sacerdote. Noi dovessimo andare alla messa perché c'è Gesù
perché nell'Eucaristia c'è Gesù. Quindi non dobbiamo non andare alla messa, non prendere i sacramenti per causa di un prete, un frate, un vescovo, una monaca, perché in mezzo a loro ci sono tante persone sante, sante per modo di dire, buone, buone, misericordiose, perché come ti ripeto prima, come tu hai detto prima, santi non c'è più quasi nessuno, diciamo. Io non è che lo posso sapere con certezza che non ci fosse un santo, una santa al 100%. Un po' sì, ma proprio del tutto, come un tempo, come accadeva un tempo nel Medioevo, è difficile a trovare. Vabbè, sarà che non sarà impossibile, però comunque vada, io ti dico che santo e santi siamo tutti peccatori. Siamo tutti peccatori, però nei sacerdoti, nei consacrati, e in mezzo ai fraticelli, quelli che fanno le missioni, i missionari francescani, quanti ce n'è di persone che si sono sacrificate per fare del bene? Quelle nel loro piccolo erano molto persone misericordiose, persone eccezionali, e ci sono tuttora dei sacerdoti, dei fraticelli, io li conosco, per esempio quelli di Campocavallo, sono proprio uomini di Gesù, proprio si vede proprio che sono al massimo della misericordia, al massimo della bontà. E io mi sono confessato da padre Giovanni, che padre Giovanni è stato trasferito in Bassa Italia, però ognuno ogni tanto viene su, ma c'ha una misericordia, c'ha una dolcezza straordinaria, capito? E quindi voglio dire, non tutti sbagliano, cioè sbagliamo tutti, sì, però non tutti sbagliano di superbia o di errori gravi, e tutt'al più qualcuno ce n'è che ti risponde male, ma può darsi pure che ti risponde male, come faceva padre Pio, per svegliare l'anima, per risvegliarla dall'apostasia. Quindi non famo tutta erba un fascio, mi so tagliato, non dobbiamo fare un tutta erba un fascio, dobbiamo dire che tutti peccamo, tutti siamo nell'errore, però non dobbiamo giudicarci a vicenda. Te l'hai così detto, il giudicato. No, non ho giudicato, mi sono basato su dati di fatto. Quindi noi non dobbiamo non andare alla messa perché i preti ci dà fastidio, non li possiamo vedere. Non è che tutti sbagliano e sono... insomma, non sono tutti come si può pensare, ce n'è tanti, il male e il bene è dappertutto, quindi noi dobbiamo pensare a noi, del male nostro, non dobbiamo pensare al male dei preti o che sia. I preti sono come noi, persone come noi che peccano, sono fanno i peccati e quindi però sono consacrati, hanno scelto la veste di essere pastori del gregge perduto, sperduto. Il gregge sperduto siamo noi, quindi se noi non andiamo alla messa perché giudichiamo i preti, allora siamo veramente stupidi, oppure siamo proprio che non ci rendiamo conto quanta, oppure siamo ignoranti, ma no ignoranti cattivi oppure stupidi, no, siamo ignoranti perché ignoriamo l'efficacia dei sacramenti, non sappiamo quanto sono importanti i sacramenti. Noi non dobbiamo permetterci da non andare alla messa perché giudichiamo i preti, perché il prete non ci piace. A noi non ci deve fregare se non ci piace i preti. Noi ce lo mandà perché Gesù ha istituito i sacramenti.
nell'ultima cena e anche quando ha effuso lo Spirito Santo sopra Maria e gli apostoli che erano riuniti nel cenacolo. Quindi Gesù si è sacrificato per noi e ha istituito i sacramenti, di modo che questi sacramenti, tramite i suoi apostoli, che sarebbero i sacerdoti, e sono questi sacramenti un tocca sana per l'anima, non solo per il nutrimento dell'anima, ma anche per la purificazione dell'anima, per purificarla, per non farla condannare, per non condannare l'anima. Ecco, quindi adesso purtroppo l'apostasia, la mentecazia, il relativismo, il buonismo, il permissivismo, la ghiandola pineale calcificata e tutto mi ha compromesso la mente. Come te l'ha compromessa a te, dottore, plurilaureato, laureata, tutti siamo compromessi, anche un psichiatra, un psicologo, una psichiatra, tutti siamo compromessi. Quindi noi cerchiamo di prendere le parole giuste, idonee per la nostra salvezza, per la nostra purificazione, e per un tocca sana per noi, per la nostra anima. Quindi le parole che hanno beneficio per noi è questa riflessione che ho fatto, e cioè andare a prendere i sacramenti nutrendoci, nutrirci di Gesù senza giudicare i preti, perché tutti sbagliamo, non è solo i preti, siamo noi, sono le congregazioni esterne dal Papa, sono tutte le congregazioni, tutte, sia le religioni che le congregazioni che si sono create all'infuori delle religioni, al di fuori, siamo tutti in peccato, anche la Scientology oppure la congregazione esterna dal Papa, i Testimoni di Geova, oppure la New Age, oppure quelli che stanno fuori dal Papa, sono i protestanti. Tutti siamo in peccato, tutti peccano, tutti purtroppo siamo impelagati. Non dobbiamo giudicare né il Papa, né i preti, né le moniche, tutti purtroppo peccano. Noi ce la dobbiamo smettere di non andare alla messa perché pensiamo che i preti sbagliano. Ma siamo tutti sbagliamo, perché dobbiamo giudicare i preti? Se c'è qualcuno che sbaglia dei preti o che sia per il Papa, glielo dobbiamo dire direttamente al Vescovo. Direttamente al Vescovo. Gli dico: Eccellenza, purtroppo questo prete sta sbagliando. Non va bene, pensaci tu, basta, finito. Non dobbiamo giudicare, dobbiamo basarci su dati di fatto, e non dobbiamo permetterci di non prendere i sacramenti perché giudichiamo i consacrati. Non va bene per la nostra difesa dell'anima, per la nostra salvezza. Andiamo contro la nostra salvezza così, se ragioniamo così. Quindi noi non dobbiamo giudicare nessuno, dobbiamo assolutamente comprendere che i sacramenti sono importantissimi per noi, siamo tutti in peccato, anzi aiutiamo i sacerdoti che vediamo che non ci piace oppure che fanno delle cose che non vanno, glielo diciamo direttamente di persona. Perché uno dopo non c'ha il coraggio, io non ce l'ho perché quello sbaglia. Ma non lo sai che l'anima tua dopo sbaglia a non darci alla messa? Non lo sai che l'anima tua se imbastardisce se non vai alla messa? Cosa c'entra il sacerdote? Il sacerdote è in quel momento del sacramento è rappresentante di Gesù. Dopo, se fuori del sacramento sbaglia, come tutti sbagliamo, quello è un problema suo. Però se sbaglia, noi dobbiamo anche dire: oh, stai sbagliando, non va bene. Però non dobbiamo non andare alla messa perché il prete sbaglia. A noi ci deve interessare la nostra salvezza, quindi dobbiamo andare alla messa. Non ci deve interessare se sbaglia qualcuno, consacrati o no. Noi dobbiamo avvertire chi di dovere e ammonire coloro che sbagliano,
ammonirci a vicenda se sbagliamo, però non dobbiamo marinare i sacramenti, perché i sacramenti sono importantissimi, è un tocca sana per la nostra anima, per il nutrimento della nostra anima. Infatti Padre Pio diceva: chi prega si salva, chi non prega si danna. E poi Padre Pio faceva le messe di 4-5 ore, piangeva perché vedeva Gesù che si sacrificava per noi. Invece San Giuseppe da Copertino volava, andava in estasi e gli angeli lo tiravano in alto, volava. Te pensa? E tanti santi hanno, tanti santi e sante, suore e sacerdoti nell'antichità erano talmente devoti che hanno compiuto miracoli e prodigi nel nome di Gesù. Quindi non è che mi sto a inventare qualcosa, non mi sto a inventare niente, dico le cose come stanno. Perché tramite i sacramenti noi ci purifichiamo, così l'anima non si condanna, così l'anima non viene condannata dal demonio. Se noi ci confessiamo, il sacramento della confessione cancella i peccati nostri dalla mente del demonio, così non ci potrà condannare né giudicare. Pensa, allora cerchiamo di non giudicarci a vicenda, andiamo alla messa lo stesso, anche se vediamo che il prete sbaglia, lo dimo al vescovo, oppure la monica sbaglia, lo dimo al vescovo, uguale, dopo il vescovo vedrà da prendere provvedimenti. Quindi non giudichiamo i preti, perché i preti sono come noi, peccatori, siamo tutti peccatori, solo che loro hanno molta più responsabilità, perché devono guidare il gregge, hanno il dovere, hanno scelto da guidare il gregge, mica gliel'ho detto io. Se sbaglia è nostro dovere dirglielo, ammonirlo. Però come sbaglia un prete, sbaglia un testimone di Geova, un capo dei testimoni di Geova, un pastore. Oppure come sbaglia un prete, sbaglia la Scientology. Oppure come sbaglia un prete, sbaglia uno della New Age. Oppure come sbaglia un prete di Liberazione e Guarigione. Oppure di qualsiasi altro gruppo, congregazione. O come sbaglia un prete protestante. Tutti sbagliano. Non solo il Papa o il Vescovo. Tutti siamo in peccato. Tutti sbagliamo. Non stanno a non dare la messa perché quello sbaglia. Non dobbiamo giudicare i preti o i frati, i vescovi, le moniche, nessuno dobbiamo giudicare. E dobbiamo andare alla messa perché è la nostra salvezza. I sacramenti sono importantissimi. Guarda, adesso mi sono fatto tutto rosso perché mi sono tolto il pusse dal naso, dalla nappa. Guarda un po' il preppe, me ce ne vorrebbe tanti dei preppe, però costa, c'hanno un prezzo alto, 3,50 euro è arrivato prima, 2,50, te vedrai che anche tutti acqua e sapone, io stavo a pensare ieri sera, no? Tutti i negozi di acqua e sapone, i centri commerciali, che adesso arriverà la corrente da, per esempio, metti caso, tutti acqua e sapone di Castello pagherà dei correnti 3-4 milioni d'euro al mese. Adesso ne dovrà pagare 100-200 milioni di euro al mese, quindi non so come faranno avanti, non lo so, sul fatto energetico. Stessa cosa l'oasi che c'è a Castelfidardo, l'oasi che c'è a Tolentino. Dopo deve alzare i prezzi, deve aumentare i prezzi dei prodotti per cavarci le gambe su queste bollette stratosferiche che purtroppo per causa di chi è che ci comanda e che hanno aiutato a quello lassù sale armi e noi siamo impelagati in dei guai neri, mentre li dobbiamo andare a votare a questi che guadagnano 100.000 euro al mese, sa che cazzo ne frega di noi se c'è queste bollette alte. Comunque, quindi voglio vedere come fanno davanti l'Osi e altri centri commerciali,
chiuderanno, te lo dico io, chiudene i cinema, chiudene i bar, chiudene i ristoranti, chiudene gli alberghi, chiudene le aziende, le fabbriche, quindi ci sarà la carestia, ci sarà una carestia enorme da ottobre in poi, perché quelli che adesso gli è arrivata la bolletta stratosferica e prima che si impoveriscono ci vuole un po' di tempo, però a ottobre sarà un disastro, fra un mese, tanto le bollette tra un mese arriva a tutti, non è che non spetta a nessuno le bollette, e non spetta a nessuno, ad è che ci penso, non aspetta solamente a chi è che ci comanda, quelli non le pagano, quindi noi solo le dobbiamo pagare, capito, che siamo polli d'allevamento, dobbiamo soccombe, capito, in mezzo a una chimica nel cielo, in mezzo alla siccità e in mezzo alla carestia. L'aveva predetto padre Michele Rodriguez, che gliel'ha detto Gesù proprio in persona. Padre Michele Rodriguez l'aveva predetto tutto quello che sta per succedere, e io l'avevo detto, però sta capitando 2 anni dopo di quello che aveva detto lui, quindi 2 anni dopo ha posticipato la carestia, ma sta arrivando, sta succedendo. Quindi chi è che ci ha avvertiti? Gesù tramite padre Michele Rodriguez. Quindi vatti a studiare quello che ha scritto padre Michele Rodriguez, che gli ha detto Gesù. Sta tutto per capitare, sta succedendo, sta capitando. Quindi non stiamo in un momento roseo, anzi stiamo in un momento memorabile della storia dell'umanità, che si sta uccidendo da sola per causa di chi è che ci comanda, però la causa è coloro che stanno al potere, non è la causa nostra. Noi siamo stati lasciati in balia della mentecazzia, perché non riusciamo più a comprendere il bene e il male, quindi ci uccidiamo a vicenda, abbiamo allontanato Gesù dai propri cuori imbastarditi, le nostre menti, ci abbiamo messo l'io personale, l'io distrugge, e siamo arrivati al punto di distruzione totale, estinzione totale voluta da coloro che ci comandano. Quindi ho detto tutto, cerchiamo da volerci bene almeno tra di noi, e cerchiamo di aiutarci reciprocamente, perché coloro che ci comandano non ci aiutano, ci stanno distruggendo. A posto, ti saluto e alla prossima, ciao. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm crazy, I'm mad, I'm okay. Only got one, two, better go.
crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got